Parigi, la città delle luci, la città dei sogni. E questa sera vi faremo rivivere un sogno fatto un secolo e mezzo fa. Ora queste strade che vedete domani mattina si riempiranno di vita, ma sarà un altro tipo di vita. Sul selciato sfileranno carrozze, omnibus, biciclette e dai locali risuonerà una musica inconfondibile. Guardate quei ragazzi, proprio in quell'angolo. Sono Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas e c'è anche un uomo più maturo, Édouard Manet. All'epoca non sono ancora famosi, ma presto lo diventeranno. Oggi questa splendida sala all'italiana, che contiene quasi 2000 posti, beh, è certamente una delle più prestigiose al mondo e chi è seduto qui solitamente ammira dei balletti sul palcoscenico di grande classe. Siamo tornati a Montmartre, dove gli uomini costruiscono dei mulini a vento, le donne fabbricano dei cappelli, i camerieri invece dipingono, i droghieri scrivono poesie, i robivecchi invece compongono canzoni, eccetera. Insomma, un quartiere dove l'arte è di casa. A catturare l'attenzione dei visitatori dell'Expo è stata soprattutto un'invenzione, è un apparecchio messo a punto da due fratelli, Auguste e Louis Lumière. È il cinematografo, il cinema. Secondo lei continuerà a fare sognare anche in futuro? Io penso di sì. In questo momento è tutto un po' differente nel modo di vedere i film, perché c'è un luogo a Parigi dove la Belle Époque sembra rivivere. È il famoso Moulin Rouge. Sono tante le ballerine sul palcoscenico, se ne muovono almeno 60, più 20 ballerini, e in tutto sono almeno 100 le persone che mettono in moto questo programma, questo spettacolo, considerando ovviamente il dietro le quinte. Ecco, ormai lo spettacolo è andato, è iniziato, allora silenzio. Parigi, noi vogliamo descrivere, e anche queste infinite. Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Parigi, la città delle luci, la città dei sogni. E questa sera vi faremo rivivere un sogno fatto un secolo e mezzo fa. Ora queste strade che vedete domani mattina si riempiranno di vita, ma sarà un altro tipo di vita. Sul selciato sfileranno carrozze, omnibus, biciclette e dai locali risuonerà una musica inconfondibile. E su queste vie vedremo camminare uomini coi baffi tirati all'insù e donne che sfoggeranno una femminilità nuova, perché nuovo è il mondo che di giorno in giorno appare ai loro occhi. La spinta del progresso, dalla scienza alla tecnica, dall'arte alla moda, ebbene, ha di fatto creato una nuova società con molti agi.
e si sta aprendo un'epoca straordinaria che verrà poi definita la Belle Époque. Ma domani deve ancora arrivare. La città ora sta per cadere in un lungo sonno, quello della notte. E a Parigi si sa, la notte non finisce mai. E saremmo potuti entrare di notte o di giorno in tanti locali e avremmo visto dei personaggi, delle persone che ancora oggi risvegliano vecchi ricordi. Chi è quella donna dietro al bancone? La ricordate? L'abbiamo vista tante volte sui libri di scuola. Era la cameriera del Folies Bergère. E la vedete stanca, al volto arrossato dal caldo, le mani umide. E lì, un uomo e una donna, lei assorta nei suoi pensieri, isolata dal frastuono, in preda ai fumi dell'assenzio. Quante storie sono nate in locali come questo? Quanti amori, quanti sogni sono nati o si sono infranti a volte dal tintinnio dei bicchieri, dalla musica, dal fumo, dal vociare delle persone? Guardate quei ragazzi, proprio in quell'angolo. Ebbene, il loro sogno si è realizzato. Il lavoro è il mio unico rifugio. Cézanne! Benvenuto. Signori, vi posso presentare Paul Cézanne, Edouard Manet. Non le stringo la mano, non me la lavo da una settimana. Così poco? Tutti dicono che una zuccheriera non ha un volto e non ha un'anima. Ma quei bicchieri sembra che parlino tra di loro. Se Parigi si impone come faro della cultura mondiale tra l'Ottocento e il Novecento, lo dobbiamo proprio a quei ragazzi. Seduti a quel tavolo sono dei pittori indipendenti e rivoluzionari. E badate bene, loro libereranno l'arte dalle accademie. Da ora in poi tutto verrà visto sotto una nuova luce, la loro luce. Oggi quei pittori che tanto avevano ritratto Parigi sono diventati, per uno strano gioco delle parti, i protagonisti di questa meravigliosa tela, e cioè Parigi, la Ville Lumière. E ogni volta che venite a Parigi e siete affascinati da questa bellezza straordinaria che vi circonda, beh, immancabilmente pensate anche agli impressionisti. E la loro incredibile storia, sì, perché tanti dei luoghi che voi amate visitare, Montmartre ad esempio, con la sua bohème, fanno parte del loro mondo e della loro storia. Una storia davvero pazzesca. Erano stati criticati, derisi, ridicolizzati. Eppure questi protagonisti che ci faranno da guida a Parigi, scoprendola, alla fine hanno avuto la loro rivincita. Per loro il tempo ha scelto l'immortalità. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 not.
La struttura del quartiere di Montmartre, con queste stradine tortuose, gli edifici con le mansarde, i tetti in ardesia, beh, ricordano molto la Parigi che vi vogliamo descrivere, e anche queste infinite scalinate che portano su Montmartre, che forse avete visto tante volte nei film o nelle foto, beh, sono tipiche di questo luogo e rappresentano molto bene i primi passi mossi dagli impressionisti, sempre in salita. Ora, degli impressionisti abbiamo sempre un'idea, diciamo, bohemienne, sempre al verde, tiravano la cinghia e poi certamente, diciamo, avevano uno stile di vita quasi romantico, ma in realtà non tutti provenivano da delle famiglie umili. La verità è che spesso dei genitori si erano stancati di foraggiare dei figli che combinavano poco e chiedevano continuamente dei soldi per una carriera artistica non molto chiara. Ed è proprio in questa atmosfera che arriva Claude Monet con una valigia piena di sogni, di speranze e certamente un futuro negli occhi che voleva assolutamente divorare, come tutti i giovani in tutte le epoche. Ma quale atmosfera trova Claude Monet a Parigi nel 1859? Beh, dal punto di vista artistico ci sono delle regole ferree del classicismo e solo chi entrava nella scuola delle belle arti poteva poi esporre nel salone ufficiale, ed erano davvero pochi. E questo lo capiscono subito questi giovani ragazzi, Claude Monet e gli altri, grazie a uno dei loro primi maestri, ed è Charles Blair. E proprio nel suo studio, nel suo atelier, si incontrano Auguste Renoir e Claude Monet. Sono ancora privi di esperienza, di futuro, ma già Claude Monet ha qualcosa di preziosissimo: l'amicizia di Auguste Renoir, che durerà tutta una vita. Si comincia alle 8 del mattino con il disegno del vero. Ogni settimana la modella si mostrerà in pose classiche e osservandola inizierà a comprendere le abilità degli antichi maestri. Io sarò qui due volte a settimana per correggere i suoi tentativi. Ma quando inizieremo con la pittura? Un principiante impara prima a disegnare e dopo inizia a disporre i colori sulla tavolozza. Ma io voglio dipingere. Sono qui da settimane e non ho visto un pennello. Ci farai l'abitudine. Mi dica, signor Monet, a quale maestro classico si ispira la posa di oggi? Tiziano. Cosa? Tiziano! Renoir? Tiziano, signor Blair. È la polvere, signore. A metà dell'Ottocento Parigi, tutto sommato, ricordava proprio una città medievale, fatta con un agglomerato fittissimo di piccole case, un reticolo di vicoli bui, strade dissestate, sistema fognario molto primitivo. La Parigi di Victor Hugo, descritta nei Miserabili. Ma poi gli impressionisti assistono, sono testimoni di un cambiamento veramente epocale, incredibile di questa città, dal punto di vista architettonico e urbanistico. Perché? Beh, a quell'epoca era arrivato Napoleone III, si era dichiarato imperatore, aveva chiuso la Seconda Repubblica e aveva dato spinta a un rinnovamento della città, promuovendo l'abbattimento delle mura interne, e questo ha provocato una rivoluzione, regalando la Parigi che conosciamo noi oggi. E tutto questo ha un nome, il nome di un prefetto, il barone Haussmann. Parigi non sarebbe Parigi senza l'ingegno di un uomo. Georges Haussmann, il prefetto della Senna. Per volere dell'imperatore realizza una radicale trasformazione urbanistica. Prima di lui la città della luce aveva le sembianze di un labirinto nero e insalubre.
Sventra i vecchi quartieri medioevali, sostituendoli con strade immense, in cui si deve riflettere la grandezza dell'impero di Napoleone III. Per alcuni, dietro a questa trasformazione, c'è anche un obiettivo politico: impedire la formazione di barricate e quindi di moti insurrezionali, come quelli del 48. Viva la rivoluzione! Così, gli edifici malsani e fatiscenti lasciano il posto a palazzi eleganti. Un progetto urbanistico ciclopico che produce un risultato di sbalorditiva magnificenza. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Da queste immagini girate verso la fine dell'Ottocento e sapientemente ricolorate, beh, ci appare una Parigi completamente diversa, lo avete visto. In particolare, dal centro della città sono scomparsi i rifiuti, quei liquami che rendevano maleodoranti dei canali di scolo, e soprattutto questo ha portato a un miglioramento anche igienico della città. È stata debellata una malattia pericolosa come il colera, però ci sono stati anche dei cambiamenti sociali. È accaduto quello che, diciamo in termini attuali, viene spesso chiamato gentrificazione, cioè un quartiere magari povero viene rivalutato, le case cominciano a essere acquistate da un ceto medio-alto e questo porta a un cambiamento proprio sociale del quartiere, che non è più popolare, è qualcos'altro, ed è proprio quello che è successo anche a Parigi. Parigi viene rimodellata in 20 arrondissements, cioè 20 circoscrizioni, ciascuna delle quali è dotata di un municipio, di scuole e di chiese. Napoleone III è talmente entusiasta del progetto di Haussmann da trascurare persino la politica estera e interna. Voglia scegliere personalmente tutto l'arredo urbano, gli alberi da piantare, persino i fiori nelle aiuole. Vuole che tutti i francesi si riconoscano in questa straordinaria impronta estetica. Da quel momento Parigi assume le sembianze di una grande capitale dove tutti vogliono venire a vivere e a sognare. Nei viali di Haussmann si passeggia, ci si incontra, si ride. I parigini ostentano il proprio status con lo stesso fervore che nelle regge animava gli aristocratici del Gran Siero. Negli appartamenti eleganti dei viali di Haussmann si trasferiscono l'alta borghesia e i nuovi ricchi. Il boulevard des Capucines di Monet ci rivela un'istantanea di quegli anni. Così come in alcuni dipinti di Gustave Caillebotte, rivediamo i boulevard in tutta la loro folgorante modernità. Haussmann voleva che l'intera città, che tutta Parigi, diventasse un solo monumento da ammirare, con lo stupore di chi ha varcato la soglia di un indimenticabile sogno. Questa nuova grandeur visiva di Parigi, destinata ad avere una lunga fortuna, è anche il palcoscenico dove verrà organizzata la grande esposizione universale, quella del 1889, una data non casuale perché cadono i 100 anni della rivoluzione francese. E per l'occasione si innalzano nuove strutture, si realizza una linea ferroviaria di 3 km, provvisoria, ma la struttura che attira la curiosità e l'attenzione di tutti i parigini, in realtà è una grande torre. Una torre voluta da Gustave Eiffel, il cui nome entrerà di diritto nella storia di Parigi. In Francia è già considerato una celebrità.
Eiffel aveva infatti realizzato la struttura interna della Statua della Libertà, costruita nel cuore di Parigi e poi inviata negli Stati Uniti. Victor Hugo aveva speso per lui parole di elogio, accrescendo il suo prestigio. Eiffel, il pioniere del metallo. Eppure, quando due suoi collaboratori gli propongono il progetto della torre, forse perché già impegnato in altre commissioni, lui risponde con un rifiuto netto. Non è interessato. In realtà, non vede come una torre senza vita possa attirare i visitatori. Allora decide che su quella torre vi si potrà salire, pranzare e soprattutto godersi il panorama. Il progetto va ripensato da capo. Per l'opera che dovrà rappresentare l'esposizione universale viene indetto un bando. Ovviamente non c'è solo il progetto di Eiffel, pensate, ci sono almeno un centinaio, anzi 107 altre proposte, e il rivale più accreditato, Jules Bourdet, che era un architetto, quello che aveva progettato il palazzo del Trocadéro, ebbene, l'avversario di Eiffel, questo architetto, propone una enorme torre in pietra. Pietra, sì, perché era, diciamo, un monumento tipico dei grandi monumenti a quell'epoca, quelli storici. La pietra era il materiale principe. E comunque sia questa torre in pietra, sia la torre in ferro che propone Eiffel, devono essere alte 300 metri. Cioè il doppio del più alto monumento esistente sulla Terra a quell'epoca, e che era l'obelisco di Washington. Allora, chi ha vinto? Beh, ovviamente noi sappiamo che ha vinto poi Eiffel. Sì, però ha vinto grazie a un favore, un aiutino politico, perché il responsabile dell'esposizione universale, a cui piaceva tanto il progetto di Eiffel, ha fatto scrivere nel regolamento che viene poi pubblicato nella Gazzetta che la torre dovrà essere realizzata solo in ferro. Eiffel e la sua squadra hanno solo 2 anni per completare l'opera. Una sfida che non ha precedenti, con tutti gli imprevisti tecnici che sorgeranno. A Eiffel non viene in soccorso neanche l'opinione pubblica. Il progetto non è popolare. Per molti scrittori e intellettuali è un obbrobrio che deturperà Parigi. Lievitano i costi, aumentano le difficoltà, il tempo stringe. Ma nessun ostacolo può fermare Eiffel. Insieme ai suoi disegnatori progetta i 18.000 elementi necessari a completare l'immenso puzzle. Il risultato alla fine è senza precedenti. L'inaugurazione è un successo clamoroso. Mai nessuno, fino a quel momento, si era trovato di fronte ad un'opera ingegneristica di tale portata. La torre sembra sfidare il cielo, così come le ambizioni dell'uomo, di fine Ottocento. Eppure, qualche anno dopo, la torre diventa teatro di un episodio drammatico. Franz Reichelt, sarto inventore, progetta un rudimentale paracadute che decide di sperimentare gettandosi proprio dalla Torre Eiffel. Una tragedia che sembra presagire la fine di un'epoca tanto felice quanto fragile. Gli anni che vi stiamo raccontando vi rimbalzano agli occhi di continuo quando vi trovate in giro per Parigi. Per esempio, passeggiando sul lungo Senna, vi trovate davanti a quello che può essere considerato il tempio degli impressionisti, il Musée d'Orsay, che ospita tanti capolavori di impressionisti come Degas, Renoir, Monet, ma anche Berthe Morisot, che è stata l'unica donna impressionista, perlomeno, a lavorare con loro. E poi, certamente, Van Gogh, Picasso, Boldini. Però ci sono anche le opere di un pittore
che può essere considerato quasi un fratello maggiore per gli impressionisti. Per loro era un modello, eppure lui non ha mai voluto esporre con loro, pur condividendone l'arte, lo stile, eccetera. E sapete chi è? È un grandissimo pittore, Édouard Manet. Signor Manet, le posso presentare un mio carissimo amico? Claude Monet. È un grande piacere conoscerla. È suo la donna col vestito verde? Sì, è mio. Magari un altro. È un bel dipinto. Avrei potuto scambiarlo per uno dei miei. Posso sedermi? Ma certo, le do una sedia. Nel 1863, Édouard Manet ha 31 anni. Elegante, di bell'aspetto, capelli biondi, barba alla moda. Figlio di un notaio, era un vero parigino che amava i caffè e la vita mondana. Guardami, Victorine. Fissa gli occhi qui. La modella Victorine Meraud è la sua musa ispiratrice. Gira la tua faccia verso di me e ora guardami. Nel giro di poco tempo la ritrae in due quadri che rivoluzionano il mondo dell'arte. Il primo è Olimpia. La donna rappresenta in modo inequivocabile una prostituta. La scelta indigna i critici del tempo, che definiscono il soggetto un'odalisca dal ventre giallo. Gracile modella distesa sul lenzuolo. Non potrebbe alzare braccia e gambe neanche se volesse. Sta cercando una strada diversa. Sì, è diversa, ma non è arte. Sì, che è arte, che parla di cose vere e persone vere. Manet, tuttavia, scaglia un secondo colpo al perbenismo borghese dell'epoca con un'altra tela. Déjeuner sur l'herbe. Buon Dio! Chi ha dipinto questa mostruosità? Consapevole della portata rivoluzionaria della sua opera, dirà ad un amico: mi stroncheranno. E aveva ragione. Questo dipinto è da selvaggi. È come se la nostra grande storia dell'arte non fosse mai esistita. Respinto. Ed eccolo, il quadro dello scandalo si trova proprio qui, al terzo piano del Musée d'Orsay, una tappa obbligata a questo museo e anche a questo quadro quando ci si trova a Parigi. È famoso, si chiama Déjeuner sur l'herbe, cioè colazione sull'erba, realizzato da Manet. Ora, ha fatto scandalo per due motivi. Il primo è di contenuto e l'altro riguarda la tecnica. Colazione sull'erba non è un tema particolare, ci sono molti altri quadri all'epoca che lo rappresentano, ma qui lo capite subito, il contenuto è molto particolare. Ci sono due uomini che si immaginiamo di borghesia, alta borghesia, o comunque intellettuali, che sembrano chiacchierare incuranti di una donna nuda tra di loro, e dai vestiti intuiamo che questa donna appartiene anche lei a una classe borghese. E lei sta lì, vi guarda in modo molto provocante, anche aggressivo. E in fondo c'è un'altra ragazza, un'altra donna nuda. Questa volta sta facendo un bagno in un laghetto. Ora, questa situazione, due uomini, due donne nude in un bosco, in un déjeuner sur l'herbe che si intuisce possa progredire in qualche altro, beh, insomma, è certamente un'immagine che nessuno aveva all'epoca per la classe intellettuale o borghese. E questo ha veramente scosso molto i benpensanti, che lo hanno criticato. E poi c'è un problema che riguarda la tecnica. Le pennellate sono grossolane, spesse, mentre all'epoca si facevano quadri con pennellate più uniformi. E soprattutto, quindi, oltre a questa situazione di impasti diversi, non c'è un'uniformità, c'è qualcosa che avete notato anche voi. La donna in fondo è troppo grande, sembra addirittura essere sospesa tra le tre persone qui davanti. E c'è un problema di prospettiva, così hanno detto gli accademici, gli esperti dell'epoca. Ma questo quadro di rottura con la tradizione, realizzato da Manet, è piaciuto molto a Claude Monet,
e ai suoi colleghi. Quell'anno, è il 1863, vengono rifiutate le opere di molti artisti al Salone Ufficiale. Per questo motivo, Napoleone III istituisce un Salon des Refusés, il Salone degli Artisti Rifiutati. A brillare è proprio Manet. La colazione sull'erba. Non si è spogliata, è nuda. Una carne così bianca è fuori prospettiva. Quei vestiti così neri. Sembra non finito. Così semplice. Si distinguono le pennellate sulla tela. Quelle ampie chiazze di luce. L'attenzione per la natura. Ci sta fissando. Si vedono gli avanzi del loro pasto. È il nostro mondo. Ha dipinto il nostro mondo. L'entusiasmo che abbiamo visto negli occhi di Monet e i suoi compagni di avventura è lo stesso dei tantissimi visitatori che ogni anno sono colti da un autentico stupore quando si trovano di fronte a queste tele meravigliose. Ma da dove viene il termine impressionismo? È una storia molto curiosa. Tutto parte da questo quadro. Impression, soleil levant, cioè impressione, sole nascente. È stato realizzato da Monet e subì una pesantissima critica nel 1874 da un critico in particolare, Louis Leroy, che cominciò a sbeffeggiarlo, a criticarlo pesantemente, questo quadro e questo stile, inventandosi proprio il termine di impressionismo. Non sapeva che aveva di fronte una corrente straordinaria dell'arte. Allora, i pittori impressionisti fanno qualcosa di molto chiaro, trascrivono, di solito all'aperto, le sensazioni che provano davanti al tema che stanno dipingendo, quindi le proprie emozioni, ecco perché ci sono così vicini. E i toni che utilizzano sono luminosi, i colori sono poggiati su un fondo chiaro, spesso mescolato alla tela stessa. Questo museo ci racconta molto di quell'epoca così lontana. Infatti, inizialmente questa era una stazione, la Gare d'Orsay. E qui quindi arrivavano e partivano tanti treni. Beh, lo si capisce anche dalla struttura, vedete, con questa grande galleria, queste strutture un po' tipiche delle stazioni di Parigi. E poi c'è anche quel grande orologio. Si capisce, si intuisce che era una stazione. Ed era anche una stazione all'avanguardia, sì, perché c'erano ascensori, c'era anche un albergo di lusso e poi sotto c'erano dei binari ancora a livello inferiore. E così ha funzionato per parecchio, fino al 1939. E comunque, mentre si parla, a vedere queste opere tutto attorno dà una certa impressione, perché siamo nella storia, all'interno della storia. Ecco, fino al 1939 qui appunto partivano e arrivavano treni, ma poi si è visto che le banchine non andavano più bene per i treni elettrici e quindi è diventata una stazione di minore importanza per, diciamo, treni locali. Poi durante la guerra è stata utilizzata per lo smistamento dei pacchi per il fronte durante la Seconda Guerra Mondiale e in seguito, pensate, qui Orson Welles ha girato gran parte del film Il Processo, ispirato a un romanzo di Kafka. Ma poi è stato proprio negli anni Ottanta che si è deciso di riconvertire questa antica stazione storica in un museo. Un museo, come vedete oggi, e a diciamo gestire, a immaginare e realizzare la disposizione degli ambienti interni è stata un'architetta italiana, lo sappiamo, Gae Aulenti. Sì, però vedete qua, al di là di questa antica storia, di questo incredibile contenitore, questo scrigno dell'arte, in realtà c'è un concetto molto interessante, perché qui una volta partivano e arrivavano treni, ma soprattutto questa rete ferroviaria attorno a Parigi e in Francia ha aiutato gli impressionisti, sì, perché gli ha permesso di uscire dagli atelier e di andare sulla Senna o persino in Normandia per realizzare le loro opere all'aperto, o come dicevano allora, en plein air. Tutto ciò che li circonda è fonte di ispirazione.
persino una stazione ferroviaria. Claude Monet dipinge quella di Saint-Lazare. È da qui che Monet, Renoir e gli altri partivano con tele e cavalletti inseguendo quella luce che ancora oggi ci incanta. Sembra la scena della colazione sull'erba di Manet. Altro che quelle porcherie dipinte in studio. Nessuno ha mai fatto un quadro dipingendolo interamente all'aria aperta. Forse perché ci vorrebbero almeno 2 anni per completarlo. Giunti nella foresta di Fontainebleau, si entusiasmano. Grazie. L'invenzione dei colori a tubetto ha liberato gli artisti dagli atelier. Nuovi colori. Un nuovo studio. Pennellate dense e rapide che ricreavano il soggetto senza un disegno preparatorio. A Bougival, Monet e Renoir dipingono lo stesso quadro. La Grenouillère, un locale allestito su una zattera ormeggiata dove si ride e si scherza. Cosa vedi? Vedo la vita, persone e le loro storie. I loro dipinti sono come delle istantanee. Colgono il momento come l'obiettivo di una fotocamera che in quegli anni muove i suoi primi passi. Sai che non potremo mai rivivere questo momento. L'hai fissato? Hai ragione. Ogni paesaggio, ogni campo in fiore è un'occasione per dipingere. Quando il treno arriva in Normandia, Monet ritrova i luoghi in cui è cresciuto e che hanno ispirato molti dei suoi quadri, come la celebre falesia di Étretat. A Le Havre, sulla superficie dell'acqua, si leva un sole che Monet immortala senza sapere che non tramonterà mai più. Il quadro si chiama Impressione, Levar del Sole e darà il nome al movimento. L'impressionismo è nato. A quell'epoca nessuno avrebbe mai scommesso su questo piccolo gruppo di giovani pittori un po' scapestrati che andava in giro nelle campagne inseguendo la luce. Qualcuno li definiva, pensate, schifosi pittorucoli. Ma c'era una voce fuori dal coro. Sì, era Paul Durand-Ruel. Ricordate questo nome, perché il successo degli impressionisti deve molto a questa persona. Chi era? Era un mercante d'arte, un mecenate, e aveva colto una luce diversa nei loro quadri, aveva capito le loro potenzialità. Un quadro come, per esempio, Impression, Levé du Soleil, che diventerà una sorta di manifesto degli impressionisti, così potente, ebbene all'epoca, pensate, era stato definito una carta da parati in fase embrionale. Io, Paul Durand-Ruel, ho creduto in loro. Quando mi inviavano lettere traboccanti di disperazione, gliele rispedivo indietro, imbottite di soldi. Quando li sfrattavano, li invitavo a casa mia. La prima esposizione impressionista nello studio del fotografo Nadar al Boulevard des Capucines fu un disastro. Lo ricordo ancora, era il 1874. Critici. È una professione? Non sembra finito, è confuso, forse era ubriaco. Claude, non ti sembra strano? C'è qualcosa che non capite in quest'opera. Oh, ma abbiamo qui l'artista in persona. In realtà avrei una domanda per lei. Ha problemi alla vista? È meglio che usciate ora. No. Abbiamo pagato e ora vogliamo essere intrattenuti. Questa è una mostra di opere d'arte, non un circo. Oh, mi sta dicendo che questi non sono stati dipinti da un pagliaccio?
Forse dovrò essere più chiaro. Non è mai tardi. Porti rispetto a mia moglie. Che disastro. Ma non si arresero. Di mostre ne fecero 7. Una persino a casa mia. E sempre i maledetti critici a stroncarli. Wolf, non lo scorderò mai. Sulle Figaro ha scritto: provate a far capire a Pissarro che gli alberi non sono violetti e che il cielo non ha il colore del burro. Dite a Renoir che il torso di una donna non è un ammasso di carne marcia, verde violaceo. Vi prego, fate ragionare Degas. Ditegli cos'è il disegno, il colore, l'esecuzione, la pittura. Questi i giudizi di Wolf. Un vessino. Secondo i critici, Degas non aveva il senso delle proporzioni e non sapeva disegnare. E allora entriamo nel suo mondo, per così dire, e verifichiamolo. Noi ora ci troviamo in un luogo straordinario, davvero. È il Foyer de la Danse, del teatro dell'Opéra Garnier. E guardate, si trova questa sala proprio a ridosso, dietro il palcoscenico. E qui le ballerine venivano, prima di entrare in scena, a riscaldarsi, comprese anche quelle più piccole, più giovani, chiamate le petits rats de l'opéra, cioè i piccoli topi dell'opéra. Ed è proprio qui che Degas catturava i loro movimenti, le atmosfere, e ce le ha poi tramandate. Il suo problema era proprio quello di cercare di capire meglio il movimento, di inquadrarlo, di studiarlo. Buonasera. Certo, la magia di quei momenti, di quelle movenze, di quegli istanti catturati da Degas attraversati i secoli. Ma guardate, anche questa sala ha un fascino incredibile, con la sbarra sulla quale si sono sempre riscaldate le ballerine. E poi guardate tutte queste colonne, questi stucchi, questo enorme lampadario, e anche, vediamo, i ritratti delle ballerine, delle cantanti più famose che si sono esibite nel teatro dell'Opéra Garnier. E poi in cima altri fregi, insomma, ricorda molto una bomboniera. Considerate che qui, durante gli spettacoli, magari durante le pause, si affacciavano, venivano gli spettatori a vedere e cercavano forse anche un po', non solo di ammirare queste artiste, queste ballerine, ma anche cercare di sedurle. Sì, perché qui, al Teatro dell'Opera, non si veniva solo per ascoltare la musica, ma ne parleremo dopo. La fortuna di assistere ad uno spettacolo qui al Teatro dell'Opéra, questo è certamente il luogo più privilegiato, è il palco imperiale. E quindi qui in teoria doveva sedersi Napoleone III. Però in realtà qui non ci venne mai, perché quando entrò in guerra contro la Prussia di Bismarck,
venne catturato e morì in esilio in Inghilterra 2 anni prima della costruzione di questo bellissimo teatro. Eppure era stato proprio lui a volerlo, questo teatro, perché vedete, aveva subito un attentato gravissimo di fronte a un altro teatro dell'opera, quello di Rue Le Pelletier. Napoleone III, uscito miracolosamente illeso dalle bombe esplose a Rue Pelletier, esige un teatro con accessi più sicuri. Ad occuparsi del progetto è Charles Garnier, da cui il teatro prende il nome. Ha vinto un concorso in cui sono stati esaminati 171 progetti. Viaggia in Italia e in Europa per visitare le grandi sale di musica. Osserva tutto, le poltrone, i tessuti. Studia l'acustica dei teatri più prestigiosi. È una sfida difficile, ma Garnier non vuole fallire. Il cantiere viene inaugurato nell'agosto del 1861. Non mancano gli imprevisti tecnici e quelli pratici. I lavori di costruzione vennero infatti interrotti nel 1870 a causa della guerra con la Prussia. Ma alla fine la volontà e l'ingegno di Garnier hanno la meglio. Ça, c'est magnifique. Il teatro fu inaugurato nel 1875. Napoleone III era morto. E Charles Garnier dovette addirittura pagare il biglietto. Gli organizzatori non gli avevano perdonato i vecchi legami con l'imperatore. Ma durante la serata Garnier ricevette il giusto tributo da parte della sala. Spesso all'Opéra Garnier, più che sul palcoscenico, le storie più avvincenti si svolgevano sui palchi e nel bellissimo foyer, ispirato alle gallerie dei palazzi del XVII come nelle feste. Per le donne dell'epoca non c'erano tante occasioni mondane e si veniva all'opera anche col piacere di esibire un bel vestito. Personaggio protagonista del famoso libro di Gaston Leroux, nascosto nelle fondamenta dell'edificio. Se qualcosa va storto, alla fine è sempre colpa sua. Oggi questa splendida sala all'italiana, che contiene quasi 2000 posti, beh, è certamente una delle più prestigiose al mondo, e chi è seduto qui solitamente ammira dei balletti sul palcoscenico di grande classe. Ora, quello che colpisce è questo rosso così elegante che si mescola all'oro delle logge. E bisogna dire che quando si entra qui si entra all'interno di un incanto, si provano sensazioni molto forti. Bisogna dire che questa sala è così grande che secondo un calcolo in questa sala potrebbe starci addirittura l'Arco di Trionfo. Ma in realtà, quando si guarda questa sala, bene, i vostri occhi sono attratti, quasi rapiti, da quello che avete sopra le vostre teste. È un capolavoro che è stato realizzato praticamente 100 anni dopo la costruzione del teatro. Sto parlando del dipinto di Marc Chagall, che rende omaggio
a 14 grandi compositori, tra cui Verdi, Mozart, Wagner, Debussy. Uno spettacolo che rischia ogni sera davvero di rubare la scena agli spettacoli veri e propri. Nell'epoca che vi stiamo raccontando, pensate, il bon ton permetteva di parlare ad alta voce qui durante gli spettacoli e quindi incuranti di ciò che accadeva proprio sul palcoscenico, bene, gli spettatori chiacchieravano anche ad alta voce. Oggi ovviamente tutto questo non è consentito perché vige la regola del silenzio assoluto e allora anche noi rispettiamo questa regola e facciamo silenzio. È arrivato il momento di lasciare l'Opéra Garnier e lo facciamo attraverso questo impressionante scalone di marmo bianco. Ora, la sensazione che avete percorrendolo è quello di non aver mai quasi abbandonato la scena, il palcoscenico. Sembra quasi l'entrata o l'uscita di una impressionante scenografia. È come se lo spettacolo non fosse finito una volta calato il sipario. Davvero un colpo d'occhio incredibile. Ma noi adesso continuiamo questo nostro viaggio nella Parigi della Belle Époque e lo facciamo, avete visto, attraverso questo scalone, ma soprattutto attraverso un cambio d'epoca. Sì, perché quando siamo entrati qui per visitare questo incredibile teatro, bene, lo abbiamo fatto prima della guerra franco-prussiana. E allora c'era il Secondo Impero e abbiamo seguito tutti i lavori. Ora che stiamo uscendo, la realtà che troveremo al di là della porta è diversa. Siamo nella Terza Repubblica e la società è cambiata. La società vuole ridere, vuole vivere, vuole mostrarsi. Ad alimentare questa voglia di apparire è un vero e proprio arsenale per la vanità, per la seduzione, e sono i grandi magazzini. Pensate che Émile Zola definirà questi luoghi come destinati alla felicità delle donne. Insomma, un vero e proprio paradiso per le signore. E bisogna dire che questi, nei quali mi trovo, sono i grandi magazzini Samaritain, famosissimi. Certamente questi alimentano questa voglia di apparire, questa euforia per la vanità di questa nuova classe sociale. Parigi è da sempre la capitale della moda. Sulle passerelle sfilano abiti da sogno, come questi, ispirati alla pittura impressionista. Anche nell'Ottocento i vestiti sono a tutti gli effetti un modo per esibire l'appartenenza all'alta borghesia. La moda diventa un'indiscussa protagonista della vita sociale e perfino della pittura. Quando gli impressionisti cominciano a ritrarre i loro contemporanei, mettono in evidenza anche ciò che indossano. Nella Dama con l'abito verde di Monet, non è la donna ad essere il centro del quadro, ma l'abito di un satin cangiante attraversato da volubili giochi di luce. A quel tempo le donne
sono ancora imprigionate nei corsetti che tolgono il fiato e nelle ingombranti crinoline. Entrambi avranno vita breve. Le donne parigine di Renoir hanno un nuovo sguardo. Ammicchiano, seducono. Il mondo intero viene a Parigi per vederle. I grandi magazzini Samaritain sono stati riaperti nel 2021 dopo anni e anni di un meticoloso restauro che ha dato loro gli antichi fasti. Ma in effetti, assieme ad altri grandi magazzini come Lafayette, Le Beaumarchais, insomma, vi riportano proprio a quell'atmosfera, a quell'epoca incredibile. E bisogna dire che questi grandi magazzini Samaritain hanno una storia che sembra quasi tirata fuori da una favola. Allora, dovete immaginare che tutto è nato nel 1870 grazie a una coppia. Lui si chiamava Ernest Cognac, lei Marie-Louise Jay, e avevano delle bancarelle all'inizio, poi una piccolissima bottega, un negozio in Rue de la Monnaie. Hanno avuto così tanto successo che nel giro di pochi anni questo piccolo negozio si è trasformato in quattro palazzi. Ma in realtà si cavalcava un'euforia di quell'epoca, perché vedete, era nata una nuova classe sociale. Non c'erano più i ricchi e i poveri, ma la classe media, che aveva anche disponibilità economica. E quindi poteva, queste persone, questa gente, potevano comprare qualcosa che fino a prima si poteva solo sognare. E portati, proprio trascinati dall'euforia di quell'epoca, hanno contagiato con l'euforia, con gli acquisti, anche il settore della moda. All'alba del nuovo secolo, la vita sociale delle donne è finalmente più intensa. Prendono il treno. Assistono alle corse dei cavalli. Passeggiano nelle località balneari alla moda. Escono di più e indossano vestiti leggeri e flessuosi, più adatti al mondo che fa loro da cornice. Borse, cappelli, ombrellini alimentano il culto della civetteria. A contrasto, l'uomo è più austero, in giacca nera. I signori si concentrano sulla cura maniacale di barba e baffi. A loro si ispirano gli hipster di oggi. I primi anni del Novecento sono gli anni in cui una giovanissima ragazza di nome Gabrielle, figlia di un venditore ambulante, comincia a lavorare come commessa in un negozio di biancheria e maglieria. Presto il mondo la conoscerà come Coco Chanel. Produce cappellini ornati da semplici fiori o singole piume, liberando il capo delle signore dagli elaborati sostegni. Così come presto libererà il loro corpo da orpelli e impalcature. Sta per nascere una donna più consapevole, più moderna. Coco Chanel diventerà un mito. Abbiamo tutti gli occhi puntati su di noi. È tutta invidia. Speriamo solo che non ci arrestino. Oggi, più che in un centro commerciale, si ha la sensazione di stare in una sorta di castello, nel regno del lusso. Ma in passato non era così. Avevate la sensazione di stare in un vivace bazar, alla portata di tutti. Immaginate anche l'allegria che c'era a tutti i piani, persone che venivano per comprare, eccetera. E nel restauro che è stato fatto si è cercato comunque di ritornare a quell'atmosfera, certamente rimettendo in evidenza l'architettura, i ferri battuti e soprattutto queste decorazioni, queste architetture che ci riportano all'Art Déco, all'Art Nouveau. In particolare, guardate, questo incredibile, possiamo chiamarlo, ciclo di affreschi con dei pavoni, questo proprio ci riporta all'Art Nouveau. E pensate, era stato completamente ricoperto con una pittura bianca
tra gli anni 70 e 80, pochi decenni fa. Quindi voi potete oggi riguardare quello che, diciamo, la gente aveva attorno allora, quando si veniva qua per comprare un vestito, oppure fare un regalo importante, o anche semplicemente un piccolo pensierino per un rendezvous. Sì, perché fuori da qui, fuori da questo grande magazzino, c'era un mondo nuovo, tutto da vivere. Le strade della Ville Lumière sono affollate di autovetture e carrozze, passanti e biciclette. Sui boulevard i cavalli trainano gli omnibus stipati di persone. Ma c'è anche chi può permettersi di prendere uno di questi taxi con tanto di autista in livrea. I parigini imparano a conoscere l'incubo del traffico. Ai mercati si affiancano sempre più numerosi i negozi e le botteghe. Latterie, brasserie, macellerie, sartorie, pasticcerie. Chi ha un'attività ne va fiero e si fa fotografare insieme ai dipendenti di fronte alle vetrine. Il cibo si vende anche per strada, in barba a quello che oggi, sentendoci moderni, definiamo street food. I più esigenti se lo fanno consegnare a domicilio. Tra i rider di ieri e quelli di oggi ci sono 120 anni di tempo e la stessa malpagata fatica. Ma sono i caffè, i locali notturni, il vero palcoscenico della Belle Époque. Parigi è diventata la città dei music hall e dei caffè concert. Gli spettacoli che illuminano le notti parigine sono sempre più grandiosi e scenografici. Nei locali c'è un'umanità che sembra rimasta cristallizzata nel tempo. Uomini eleganti col cilindro, semplici operai, signore e prostitute. Ciascuno trova il suo posto e il suo tavolo. Una ragione per sorridere e una per piangere. Nel periodo storico che vi stiamo raccontando, il cuore della vita artistica si trovava proprio su questa collina, dal nome famoso, Montmartre. Una collina alta appena 128 metri, ma molto ventilata rispetto al resto della città, e quindi c'erano tanti mulini, mulini a vento. Oggi ne rimane davvero pochissimi di questi mulini e hanno fondamentalmente una funzione estetica. Oggi potete mangiare in questi luoghi e anche allora potevate mangiare, bere e danzare, perché era un luogo di ritrovo. E in effetti Renoir ha realizzato una tela che rappresenta molto bene questa atmosfera gioiosa, trabordante di felicità in quel quadro che abbiamo visto al Musée d'Orsay. In quell'epoca, in fondo, gli impressionisti facevano a gara con la fotografia nell'immortalare queste atmosfere uniche. E questo lo si vede molto bene in un altro quadro di Renoir, La colazione dei canottieri. Si tratta di una scampagnata tra amici sulle rive della Senna. E non sono personaggi fittizi, una scena idealizzata. In realtà questa è come una fotografia di persone reali, con nomi e cognomi, e conosciamo anche le relazioni tra uno e l'altro. Per esempio, i proprietari del locale sono Alphonse e Alphonsine. Non sono marito e moglie, ma sono dei fratelli. Alfonso, lo vedete, oggi diremmo un po' palestrato. In effetti amava molto fare le gare con le barche a remi e sfoggiava i suoi muscoli, faceva vedere il suo fisico possente. Alphonsine, invece, è vedova da poco ed è interessata
all'autore di questo quadro, a Renoir, ma si tratta di un amore senza speranze. In effetti lui non è attratto da questa ragazza, da Alphonsine, la quale però viene corteggiata, lo vedete, da un uomo visto di spalle con questo cappello. E quest'uomo si chiama Raoul. Raoul è un nobile, una persona di ceto molto alto, ed è anche in questo caso ovviamente una relazione, un desiderio senza speranza, perché la differenza tra i due, lei di un ceto basso, medio-basso, e lui di un ceto alto, è troppo alta. E a quell'epoca era difficile concludere un matrimonio, infatti lui si sposerà con un'altra donna. Più che un quadro, questo sembra davvero un romanzo d'amore, anzi di tanti amori, perché ci sono altri terzetti sentimentali destinati a non chiudersi. Ma è tutto come se facesse parte di un gioco, una sorta di girotondo. A destra, guardate, c'è un terzetto, Angèle, una modella, che è amata da quel ragazzo che la sovrasta, Antonio Maggiolo, che è un giornalista italiano, ma lei, lo vedete, ha occhi solo per Gustave Caillebotte. E lo vedete a cavalcioni di una sedia con la sigaretta in mano. È un pittore che è omosessuale, ma lei non lo sa. E l'incrocio degli sguardi riassume perfettamente questa mancata corrispondenza di sentimenti. L'italiano guarda quasi senza speranza la ragazza. La ragazza fissa l'uomo col cappello, il quale a sua volta guarda altrove. Dietro a ogni sguardo c'è una storia da raccontare, ma non possiamo raccontarle tutte. Concentriamoci su questa ragazza che sta giocando con un cagnolino, sembra uno Yorkshire. Guardate, è dipinta molto bene e non a caso, perché è Aline, una sarta, e diventerà la moglie di chi ha realizzato il quadro, cioè Renoir. E avranno un figlio, Jean Renoir, già il regista de La Grande Illusione. Renoir, tanto moderno ma al fondo superstizioso. C'è ancora un dettaglio, una figura quasi nascosta di profilo. Sembra sia stata giunta all'ultimo momento, quando Renoir aveva pensato che fare un quadro con 13 figure portasse male. Aveva già preso accordi con lo scrittore Guy de Maupassant, ma il giorno in cui doveva posare, lo scrittore aveva preferito gareggiare con la sua barca. E allora sembra che Renoir si sia rassegnato a fare, vedete, il proprio autoritratto, questo profilo. Io invece mi sono rassegnato a capirli, gli impressionisti. Ho voluto vendere i loro meravigliosi quadri. Non sempre la vita si presenta piena di speranze, come in tante tele di Renoir. Ora, sono molti gli artisti che hanno rappresentato il Moulin de la Galette, ma uno lo ha fatto in particolare 10 anni dopo Renoir, e si trattava di un artista speciale, Vincent van Gogh. E ha rappresentato il mulino in un modo completamente diverso. Infatti, se Renoir lo ha rappresentato, come dire, avvolto da gioia e spensieratezza, in questa tela c'è la vita che vi sorride, invece nella tela di Van Gogh, beh, lo spirito è completamente diverso, c'è molta malinconia, e forse è proprio già quel tormento che avvolge l'anima di questo pittore a venire fuori a parlarvi. E invece il destino cambierà rotta drasticamente, consacrando Vincent Van Gogh come uno dei più grandi pittori mai esistiti, anche se lui non lo saprà mai. 6 mesi dopo la morte di Vincent Van Gogh muore anche suo fratello Theo, già in precarie condizioni di salute. Era stato l'unico affetto costante e reale nella vita di Vincent, e ora i due riposano assieme. Stanno qui dal 1914, uno accanto all'altro, non distanti dal campo di grano. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Siamo tornati a Montmartre, un quartiere, come ha scritto qualcuno, dove gli uomini costruiscono dei mulini a vento, le donne fabbricano dei cappelli, i camerieri invece dipingono, i droghieri scrivono poesie, i robivecchi invece compongono canzoni, eccetera. Insomma, un quartiere dove l'arte è di casa. E non a caso, proprio qui vivevano Utrillo, Pissarro, Toulouse-Lautrec, ma è di casa anche la passione, l'amore. Quanti amori sono sbocciati per queste vie e quante conversazioni, liti, riappacificazioni sono avvenute sui tavolini delle brasserie che costellano questo quartiere. Ora noi stiamo per entrare in uno dei cuori pulsanti di Montmartre, ma forse anche di Parigi, un luogo dove i turisti vogliono assolutamente venire. Questo luogo è Place du Tertre. Qui si respira qualcosa di particolare. La vostra testa comincia a farvi ritornare indietro di oltre un secolo, 120 anni fa e più, per respirare quell'atmosfera che qui era di casa e che può essere riassunta in due parole: vie bohémienne. E certamente qui si respira quell'atmosfera impalpabile, bellissima, e anche riassunta molto bene da un grande interprete della canzone, Charles Aznavour, con la sua La Bohème. Sono tante le testimonianze della Belle Époque a Parigi, forse quella più famosa per tutti, turisti, visitatori e anche abitanti, sono le fermate della metropolitana, che sono certamente caratteristiche. Guardate questa di Abbès, zona Montmartre, con queste pensiline di vetro, queste colonne che partono sorreggendo la scritta Métropolitain, e poi questi lampioni che hanno la forma di mughetto, insomma. Sono caratteristiche, ma perché sono state fatte così? Beh, allora, risalgono all'ultimo decennio dell'Ottocento, sono opera di un architetto, Hector Guimard, a volte vedete il suo nome in rosso, scritto nelle alcune di quelle principali, e soprattutto dovevano queste entrate, queste uscite metropolitane, con questo stile, rappresentare la forza e la bellezza della natura. In effetti sembrano uscite quasi da un bosco fatato. Ora, la metropolitana è qualcosa di importante per Parigi, ma anche nel mito di Parigi. Per esempio i cinema hanno sfruttato molto il concetto di metropolitana, per esempio François Truffaut, che ha fatto il suo ultimo Metro, ma anche recentemente c'è stata una ragazza che ha rinverdito non solo il concetto della metropolitana, ma anche di Montmartre, perché viveva in un mondo favoloso, il favoloso mondo di Amélie.
Oggi, quando saliamo sui vagoni delle tante linee metropolitane di Parigi, non ci rendiamo conto della straordinarietà di questa invenzione. Ma immaginatevi con quanto stupore i parigini della Belle Époque accolsero questi treni che dalle viscere della terra fino al cielo aperto permettevano a tutti di spostarsi da un capo all'altro della città. Anche un giornale satirico dell'epoca ne celebrava ironicamente la nascita. Sta per aprirsi il Novecento. E che cosa c'è di meglio per festeggiare un nuovo secolo se non organizzare una grande festa, un grande evento? Ebbene, proprio per questo viene organizzata proprio qui a Parigi una mostra colossale, un'esposizione universale, quella del Novecento, famosissima. Ed è anche un'occasione per costruire e realizzare nuovi edifici che tra l'altro ancora oggi costituiscono una delle grandi attrattive di Parigi. Questo ad esempio che vedete qui vicino a me è il Petit Palais, che si trova di fronte al Grand Palais, entrambi costruiti per ospitare la grande esposizione. E bisogna dire che questa esposizione ha aperto i battenti il 14 aprile e li ha chiusi il 12 di novembre. 212 giorni alla scoperta di invenzioni e prodotti dai tanti paesi, paesi del mondo che vi avevano partecipato. Ora si veniva qui probabilmente a fare anche una sorta di bilancio del secolo, un bilan du siècle, come c'era scritto sul catalogo della mostra. Le parole di un giornalista descrivono perfettamente il clima che si respirava nei mesi della mostra a Parigi. C'era folla in tutte le stazioni. Dai treni scendono frotte di visitatori. Sono francesi che scoprono la capitale, ma soprattutto persone che vengono da lontano e hanno gli accenti più bizzarri, come bizzarri a volte sono i cappelli e le acconciature. Alla fine, pensate, saranno 50 milioni i visitatori attratti dall'Expo. Nel ricordare il desiderio di visitare l'Expo, Sigmund Freud fa un cenno in uno dei suoi libri al trafiletto di un giornale dell'epoca in cui veniva detto che valeva la pena di raggiungere Parigi anche rotolando in una botte. E gli impressionisti? Beh, in tutto questo sicuramente avranno visitato l'Expo, ma in quegli anni ebbero anche a che fare con una grave, gravissima perdita, quella di Édouard Manet, e soprattutto con una nuova consapevolezza che la dice lunga su quanto le loro carriere avessero cambiato finalmente Roma. Non siamo più dei rivoluzionari, siamo la tradizione. Da non credere. Con una sala tutta nostra nelle grandi mostre. Se potessi avere altri 20 anni per lavorare, creerei cose che durerebbero. Ma siamo ancora vivi. Al più grande pittore vivente. A me stesso. A me stesso. E a Basile. A Manet. A Manet. Lo stile Art Nouveau di Petit Palais, beh, ci riporta direttamente all'atmosfera di quegli anni. Finita l'esposizione, 2 anni dopo è stato ribattezzato in il Palazzo delle Belle Arti della città di Parigi e tutt'oggi è uno dei musei più visitati della città, ma a quell'epoca era uno dei tanti padiglioni che erano disseminati in un'area enorme, compresa tra Place de la Concorde e Les Invalides. Chi osservava i padiglioni dalla Senna
si trovava di fronte a un mondo colorato e quanto mai eterogeneo. Ogni padiglione richiamava lo stile del paese che rappresentava. Quello italiano era ispirato alla Basilica di San Marco di Venezia. Tante le curiosità presentate all'esposizione, piccole e grandi. Per esempio, nel padiglione americano era presentata una zuppa, la famosa zuppa Campbell, proprio quella che Andy Warhol immortalerà anni dopo in una litografia. E poi c'era anche il portafoglio senza cuciture della Tanner e il motore di Rudolf Diesel, che passerà alla storia. Ma la grande innovazione dell'Expo è la strada dell'avvenire, un marciapiede mobile di 3 chilometri, antesignano del Tapirulan, che permette di raggiungere i vari spazi espositivi ad 8 chilometri all'ora. Veramente un'invenzione che faceva tornare gli adulti dei bambini. A catturare l'attenzione dei visitatori dell'Expo è stata soprattutto un'invenzione, è un apparecchio messo a punto da due fratelli, Auguste e Louis Lumière. È il cinematografo, il cinema. E tutto ha inizio in un luogo e a una data precisissima. È il 28 dicembre del 1895 al Boulevard des Capucines, proprio di fronte al palazzo dove è stata tenuta la prima mostra degli impressionisti. E in una sala 33 persone assistono a una visuale, cioè allora veniva chiamata così, una proiezione, e si vedono degli operai che escono da una fabbrica e sono tutti colpiti, esterrefatti, incuriositi, entusiasti. Perché? Ma perché a quell'epoca, immaginate, si era abituati a vedere delle immagini fisse, foto, quadri, ma non in movimento, era qualcosa di incredibile. Però tanti si chiedevano, bellissimo, ma tutto questo poi a cosa serve? E gli stessi inventori, i fratelli Lumière, dicevano della propria invenzione: sì, è qualcosa che non ha futuro. Catherine Deneuve, per noi è un grandissimo onore averla nel nostro programma. Allora, il cinema ha un grandissimo passato e adesso siamo arrivati ai nostri tempi. Secondo lei continuerà a fare sognare anche in futuro? Io penso di sì. In questo momento è tutto un po' differente nel modo di vedere i film, perché è diventato molto importante tutti i programmi che sono in televisione, dei film che sono già ricordati per la televisione. Dunque c'è un momento dove si muove un po'. Però penso che il cinema farà sempre sognare. Non sono sicura che si vedranno i film nello stesso modo. Ma insomma, lei è una delle più grandi protagoniste del cinema. E quindi ha vissuto un qualcosa che tutti noi invidiamo, ci ha fatto sognare. Come ha cominciato questa strepitosa carriera? Ma devo dire che a me la verità ha cominciato tanti anni fa, per sorpresa. Io stavo a scuola e solamente che è successo durante l'estate, e la mia sorella stava già attrice, faceva anche il teatro. E lei ha parlato di me perché doveva fare un film e si cercava una ragazza che poteva essere la sua sorella. Nel film aveva bisogno di una giovane attrice per essere la sua sorella. Dunque, come erano le vacanze, mi hanno lasciato fare questo film. Era la prima volta, dunque, con la mia sorella. E da lì è partita questa strepitosa carriera. Lei ha interpretato tanti ruoli, tanti personaggi. Ce n'è uno che le è rimasto nel cuore. E come ha fatto per entrare nel personaggio? Ma devo dire che si fa spesso, lei fa questo durante il tempo che si gira, che sono 7, 8, 10 settimane, una cosa di concentrazione quando si fa. Però io cerco, ho sempre cercato, quando non giro, essere alla sera, di tornare a me. Dunque sono rimasta abbastanza dentro e fuori. Qualcune volte mi è successo, quando ho fatto è stato più difficile di uscire del film, quando lo facevo, mi è successo quando avevo fatto Belle de Jour,
che era stato un po' più complicato, un po' più difficile. Sì, no, è vero che cerco a uscire e a tornare alla mia vita quando è finita la giornata o il weekend, è vero. È questo forse il segreto che lei ha avuto e che ci ha regalato con tutte le sue interpretazioni. Noi la ringraziamo tantissimo e le auguriamo ogni bene. Grazie Catherine Deneuve. Grazie. Luogo a Parigi dove la Belle Époque sembra rivivere. È il famoso Moulin Rouge, un edificio che nonostante il suo nome non è mai stato un mulino, ma un omaggio ai tanti mulini che c'erano in questa zona. La sua costruzione risale al 1889. Pensate, è stato il primo edificio a essere dotato a Parigi di energia elettrica. E dopo un incendio, due guerre mondiali e varie ristrutturazioni, eccolo qui, simbolo della Belle Époque, ancora oggi. Bisogna dire che questo è davvero il luogo delle ballerine, del cancan, dello champagne. Ma da dove viene questa fama? Com'è nata? Dovete immaginare che quando venne realizzato il Moulin Rouge, Parigi era davvero la città delle luci, la ville lumière. Era una sorta di capitale della perdizione. Quindi il Moulin Rouge era proprio un cuore pulsante di questo concetto, di questa nomea. E bisogna dire che la fama del Moulin Rouge e del Cancan, questa fama deve molto a un pittore, Toulouse-Lautrec, che qui praticamente viveva quasi e ha tratto ispirazione da questo luogo e da quello che avveniva per molte delle sue opere. Anzi, molte delle affiche che vedete qui nell'atrio sono proprio opere sue. Toulouse-Lautrec non è solo l'autore di affiche che hanno reso celebre il Moulin Rouge. È forse il più grande disegnatore e pittore della sua epoca. Aristocratico di nascita, piccolo di statura per una malformazione ossea, Lautrec trasformerà quel problema fisico in forza, grazie al suo estro, al grande talento e allo spiccato senso dell'umorismo. Quando dal castello di nascita si trasferisce nel suo atelier a Montmartre, nei suoi quadri appare una dimensione intima del quartiere che incanta. Semplici lavoratori e uomini eleganti a cui probabilmente voleva somigliare. Sarebbe riduttivo definirlo il cronista della Belle Époque. In realtà stabilisce una vicinanza intima con i soggetti ritratti. Intercetta la fragilità della borghesia e usando il pennello come un bisturi smantella le convenzioni dell'epoca. Je perds la raison à chercher tes bras, brûlant de passion, viens embrasse-moi de tes grands yeux noirs. Frequenta i caffè, i cabaret, le prostitute. Con quelle ragazze entra in empatia, le dipinge, condividendo gli spazi della sua stessa casa. No. Eccitando i sensi, senza morbosità e voyeurismo. Quando immortala un bacio saffico, riesce attraverso uno sguardo candido a destabilizzare la morale borghese, perché candido era il suo stesso sguardo. Sulle sue tele c'è la vita di quegli anni, la stessa innocente inconsapevolezza. Tanto talento nasconde una fragilità di fondo. Consuma la sua vita nella perdizione, l'alcol, l'assenzio. Morirà a soli 37 anni, come il suo amico Vincent van Gogh. Eppure anche lui sembra aver attraversato l'intero secolo.
La sua stessa immagine, gli occhiali, la giacca, la bombetta, ci rimandano al coraggio e alla follia di chi non ha saputo distinguere tra l'intensità del vivere e il bisogno di essere amato. Ecco, ora siamo entrati nella sala del Moulin Rouge e subito ad accoglierci c'è questa distesa di tavoli che verranno allestiti tra poco per la cena che precede lo spettacolo. Ci sono due spettacoli al giorno. E l'atmosfera è molto raffinata, elegante, soprattutto grazie a queste abat-jour rosse che danno questa atmosfera molto intima. E tutti i tavoli proiettano lo sguardo di chi è seduto laggiù sul palcoscenico. E laggiù si sono esibiti negli oltre 130 anni di attività di questo luogo, veramente i nomi più famosi di ogni epoca. Io posso citare Frank Sinatra, Elton John, Liza Minnelli, per quanto riguarda un po' gli ultimi decenni, ma se andiamo più indietro abbiamo dei nomi come Edith Piaf, Josephine Baker, quindi più andiamo indietro più troviamo persone famose fino ad arrivare, per la propria epoca, fino ad arrivare a persone che magari a noi non dicono molto, ma per la storia del Moulin Rouge non solo, sono fondamentali. Bene, guardate, sono rappresentati alle mie spalle in quella sorta di teatrino con delle immagini tirate proprio fuori dai poster, dalle affiche di Toulouse-Lautrec che li ha immortalati. Chi sono? Allora, c'è quella ballerina che vedete su questo lato che alza la gamba, è Louise Weber, detta la golosa. È stata proprio lei a introdurre il cancan sul palcoscenico. Quindi tutto cominciato con lei. E il cancan era un ballo provocatorio e sembra che abbia origine addirittura durante la rivoluzione, fino a quell'epoca, la tradizione del cancan, che in realtà nasceva il cancan per un'abitudine, si racconta, delle lavandaie ogni volta che passava un'autorità o un nobile di alzare la gonna e mostrare il sedere in segno di schermo. Poi abbiamo quel signore, lo vedete, un po' strano, con quel naso lungo e quel cappello cilindro. Lui era l'equivalente molleggiato dell'epoca, si chiamava Valentino il Disossato, era un signore molto magro, con le articolazioni molto elastiche, sembrava che non avesse delle ossa, si chiamava Jacques Renaudin. E poi sulla destra avete un'altra grande artista, Yvette Guibert, che ha fatto anche lei la storia di questo luogo. Ora, a noi questi nomi forse non dicono niente, ma 130 anni fa più o meno, insomma, verso la fine dell'Ottocento, erano delle vere e proprie star internazionali. E qui la gente si assepava, come continua a fare ancora oggi. Considerate che tra poco arriveranno gli spettatori. Qui ogni anno si siedono più di 500.000 di persone, 600.000 persone. E ovviamente, grazie ai due spettacoli, si stappano tante bottiglie di champagne, sapete quante? 800 a sera, cioè quasi un quarto di milione durante un anno, 240.000. Questo è il luogo al mondo dove si stappa più champagne in assoluto. Ma il vero spettacolo è quello, è laggiù, che vedrete artisti di ogni tipo, non solo ballerine, ed è uno spettacolo molto complesso, con coreografie complesse, c'è un grosso lavoro alle spalle di produzione e anche con dei costi di svariati milioni di euro. Ed è per questo che certi spettacoli rimangono in programmazione addirittura per 15 anni. E siccome tra poco ci sarà lo spettacolo, andiamo un attimo a curiosare nel dietro le quinte. Dal trucco di alcune delle ballerine. Ora, considerate che vengono da tutte le parti del mondo, non solo dalla Francia, tant'è che poi qui sentite parlare soprattutto l'inglese, pure se siamo in Francia. Sono tante le ballerine sul palcoscenico, se ne muovono almeno 60, più 20 ballerini, e in tutto sono almeno 100 le persone che mettono in moto questo programma, questo spettacolo, considerando ovviamente il dietro le quinte. Ovviamente quello che vedete si ripete ogni giorno. E ogni giorno bisogna prepararsi, vestirsi, truccarsi, ma anche riscaldarsi, perché il French Cancan richiede molta precisione e molte capacità quasi atletiche. Lo chiediamo a Megan,
una protagonista francese. Megan. Buongiorno. Tous les jours, vous devez faire ces choses. C'est-à-dire, et ça prend du temps. Vous devez quand même vous préparer, vous maquiller, sì, et puis. Sì. Arriviamo ogni giorno alle 19:30. Ci trucchiamo. Iniziamo col trucco. La preparazione, i capelli. E poi alle 20 andiamo al riscaldamento. Un riscaldamento piuttosto intenso, perché danziamo il French Cancan ogni sera. Abbiamo due spettacoli ogni sera. E quindi dobbiamo essere ben preparate. E. Sì, il cancan è molto fisico, ci vuole molta precisione, è dinamico. Bisogna avere i muscoli caldi. Je vous laisse vous maquiller e puis bonne chance pour ce soir. Grazie, buona serata. Ecco, ormai lo spettacolo è andato. È iniziato, allora, silenzio. E ora il momento clou dello spettacolo. Il French Cancan. Insomma, sono cambiati i tempi, sono cambiate le luci, i materiali, ma lo spirito della Belle Époque è ancora qui, palpitante. Lo avete sentito anche voi? Il cancan ha smesso di inondare l'aria e i cuori con la sua allegria e il suo ritmo forsennato ed è stato uno sparo a interromperlo. Però uno sparo che non si è potuto udire nei caffè chantant oppure nei viali di Haussmann o anche nelle stazioni sferzate dai fischi dei treni in arrivo. No, questo sparo ha squarciato il cielo di una città intera, non Parigi però, non questo cielo magnifico qui da Montmartre, ha squarciato il cielo di Sarajevo. È il 28 giugno del 1914. Un giovane nazionalista bosniaco uccide in un attentato l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e sua moglie Sofia. Fu la scintilla che fece scoppiare la Prima Guerra Mondiale. Dalla fine della guerra franco-prussiana nel 1871, le potenze d'Europa non avevano più fatto ricorso alle armi. Il pensiero positivista aveva scommesso nella fiducia sull'uomo e nelle capacità del progresso. Era nata una società industriale e urbanizzata che poi avrebbe dominato il Novecento. Alle luci facevano contrasto le ombre. La vita quotidiana del proletariato era segnata dalla miseria, mentre i signori del capitalismo vi creavano sopra fortune immense. Gli operai nelle fabbriche lottavano per avere più diritti, si organizzavano e scendevano in piazza a manifestare. Negli anni della Belle Époque si espandevano anche i germi dei nazionalismi. In molti imperi, quello ottomano, quello russo, quello austro-ungarico, vivevano popoli che ora reclamano l'indipendenza. Agitazioni, tensioni, attentati, l'equilibrio vacilla.
e vacilla in anni prosperi, quando ogni potenza, sfruttando i progressi della tecnica e della scienza, rafforzava il proprio arsenale bellico. Le prime bombe della Grande Guerra scoppiano quando ancora si sta ballando e cantando. A spallate, la morte entra nella vita di una società che si era illusa di essere felice e porterà con sé più di 37 milioni di persone. Il trattato di pace verrà firmato solo il 28 giugno del 1919. La guerra è finita, ma le ferite sono ancora aperte e così Claude Monet, l'ultimo degli impressionisti ancora in vita, decide di fare un regalo alla nazione. Chiama il primo ministro, Clemenceau, e gli dice che vuole donare allo Stato due opere sulle ninfee. Sì, le ninfee è sempre stata una sorta di leitmotiv della sua carriera artistica. Ha sempre dipinto queste ninfee, ne ha fatte tantissime, al punto che questa sua opera titanica sulle ninfee è composta da 300 tele, di cui almeno una quarantina di dimensioni colossali. Oggi le ninfee destinate da Monet allo Stato, in ricordo della guerra, si trovano nel museo dell'Orangerie e sono disposte secondo il volere dello stesso pittore. Cioè sono in due sale che formano un otto, praticamente il simbolo dell'infinito. Monet le aveva realizzate sia all'aperto, nella bella stagione, nei pressi dello stagno della sua casa a Giverny, sia nel periodo invernale, in uno studio. Insomma, aveva in questo modo contravvenuto alla regola del plein air impressionista. Ma Claude Monet, alla fine della sua vita, era quasi completamente cieco e quindi non dipingeva più con gli occhi, ma con i ricordi. E i ricordi inevitabilmente hanno dei contorni sfumati e lo si vede quasi dentro queste sue ninfee, certo, realizzate con lo stile da impressionista, con tutte queste esplosioni di colori, ma anche con queste sfumature ai lati, mai nitidi e precisi. E bisognerebbe dire che forse anche la Belle Époque è così, luminosissima, gioiosa, ma oggi appare un po' con i contorni sfumati. E poi tutto è finito improvvisamente, brutalmente, a causa della Prima Guerra Mondiale. E forse tutto questo ci ricorda che la felicità è precaria, può scomparire da un momento all'altro. Questo ci dice la Belle Époque, questa nostra puntata, in fondo. E da qui possiamo fare una considerazione, e cioè che effettivamente forse i momenti più felici della nostra vita sono proprio quelli in cui noi non ci rendiamo conto di esserlo. Grazie per averci seguito. Buonanotte. 33-2 prima. Vai pure Alberto, girati. Questa è Belle Époque.
piacere. Dai, farebbe, no? Sì, no. È perfetto, dai. Dove la cerco? Ha, 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 ha.